Allora, con coach Frisa, commento una partita in cui Ravenna ci ha provato. Ci abbiamo provato, questa sera Sabbi che ci ha messo in croce con la battuta, ma direi che tutta la squadra di Castellano ha giocato molto bene. Ho qualche rammarico, non parlo mai degli arbitri, ma qualche rammarico sul terzo set, perché ci sono tre o quattro episodi che voglio rivedere, palle, cioè decisioni, chiamiamole così, che sono state fischiate tutte a nostro sfavore. È un 28-26, se non sbaglio, se non un 30-28, secondo me grida un pochettino di pietà, però amen. Gli arbitri sono qui per questo, senza di loro non giocheremo. Però complimenti a Castellano, perché secondo me ha fatto una buona partita, complimenti a Sabbi, secondo me oggi ha giocato veramente una grande partita, soprattutto in battuta e alla fine dei set, soprattutto questo set in attacco, ma noi forse qui avevamo già alzato un pochettino bandiera bianca. Ecco, adesso Ravenna attende Trento nell'ultima giornata, ma pensa già al futuro probabilmente. È già un po' che pensiamo al futuro. E niente, peccato, perché abbiamo detto anche l'ultima partita, non riusciamo a vincere in casa, abbiamo sempre giocato le nostre migliori prestazioni fuori casa. E anche oggi è stato così. Sì, avete combattuto palla su palla, avete sfruttato anche gli errori degli avversari, avete spinto nel momento in cui dovevate spingere. Abbiamo commesso troppi errori, soprattutto in battuta, quando nei momenti dove magari era il caso solamente di metterla di là, di aspettarli a muro, visto che in difesa e a muro eravamo abbastanza attenti. Però insomma, siamo una squadra ancora così, che deve crescere sotto questo aspetto. A questo punto si penserà al prossimo anno, vedere chi tenere, chi rimarrà, compreso lo staff. Queste sono decisioni che prenderà la società, ci prepariamo. Grazie.